Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati a una nuova incredibile recensione. A questo giro sarà veramente incredibile e non solo incredibile, perché parleremo di una pistola che è andata a rivoluzionare il parco repliche Glock, ma in generale del software. Stiamo parlando della Glock 17 generazione 3 della Umarex. Siete confusi probabilmente perché, come molti di voi sapranno, questo tipo di pistola è uscita da anni ed è già stata prodotta non solo da Umarex ma anche da VUE e altre compagnie. La cosa divertente però di questa pistola è che non è solamente una 17 Gen 3, ma è una 17 Gen 3 vera. Mi spiego peggio, è sostanzialmente una delle repliche più fedeli e più azzeccate e più precise che potete trovare sul mercato. Prima però di andarvi a spiegare nei minimi dettagli il perché e il come, sigla. Come detto, questa pistola è una replica estremamente fedele, ma quando dico fedele non dico per dire, è letteralmente identica al modello originale, per tutta una serie di motivi. Ve la avvicino così ne possiamo parlare un pochino più nel dettaglio. Partiamo col dire che questa replica ha la parte della scocca, quindi sostanzialmente l'impugnatura e il carrello identici a una Glock 17 vera, quindi non ci sono solamente i loghi originali Glock e tutte quelle altre piccole features che ha anche la pistola vera, ma sono letteralmente prodotti nella stessa medesima maniera della pistola originale, al che il carrello è in vero acciaio e non è semplicemente una lega strana di qualcos'altro. Carrello in acciaio fatto a macchina al controllo numerico, quindi macchina al CNC, veramente curato ragazzi, in ogni minimo dettaglio. Devo dire che è veramente molto molto fico. Per quanto riguarda ovviamente le features esterne, è letteralmente identico a quella vera, lo sentirete ripetere spesso durante il video perché mi sto emozionando già così. Il caricatore, come potete vedere, non è il vostro solito caricatore da Glock, anzi è stato chiuso, è stato reso tra l'altro molto più realistico, è in alluminio, quindi pesa relativamente meno, anzi senza relativamente, pesa letteralmente pochissimo, è quasi vuoto, sembra un caricatore vero vuoto, ed è stato modificato per poter operare su questo genere di pistole con il massimo del realismo. Infatti possiamo vedere che ha perso completamente la scanalatura centrale, che normalmente era posta appunto qui, che permetteva di vedere i pallini e di tenere giù la molla. Infatti anche il caricamento è un po' macchinoso, ma ci arriveremo dopo. Un'altra feature molto interessante del caricatore, che vedremo meglio quando andremo a mettere a confronto la G17 Gen 5 Umarex, quindi la versione meno realistica, e invece questa replica, è la presenza di una valvola gigantesca, che ha infatti la stessa forma del proiettile. Anche questa è una scelta che ha tutta una serie di motivazioni, io personalmente l'apprezzo perché ricorda appunto un proiettile vero, ma ci arriveremo dopo. Qui sotto troviamo sempre il logo Glock sul caricatore e una valvola di caricamento non a vista, si può andare a trovare andando a togliere questa piccola cosa qua, ma ripeto, ve lo faremo vedere dopo quando compareremo le due pistole. Troviamo ovviamente tutti i loghini Austria, come su quella vera, anche sotto, molto molto bella. Un'altra features estremamente interessante a mio parere, oltre, come ho già detto, a tutti i loghi originali Glock, è il grilletto. Questo è stato riproposto nello stesso modo, con lo stesso peso, con la stessa funzione e comodità o scomodità, a seconda che siate fan o meno di Glock, anche su questo modello. Anzi, su questo modello è particolarmente particolare. Particolarmente particolare, complimenti. Sostanzialmente quello che accade su questa pistola è che, proprio come con la controparte reale, quando andiamo a cercare di premere il grilletto troviamo un wall. Il wall non è altro che il punto in cui la corsa del grilletto finisce e, se andiamo a premere leggermente più forte, questo va a scattare. In questo caso il wall del grilletto avviene più o meno qui e la forza necessaria per far andare a scattare la pistola è di 2,8 kg, proprio come nella controparte reale, ovvero più o meno 5 libbre. È molto duro rispetto a quello che siamo abituati noi, anche perché la valvola che avete visto è bella cicciona, quindi serve una forza importante per andare a farla scattare, quindi permettere alla pistola di operare e sparare. Ve lo faccio vedere con la sinistra, perché se lo facessi con la destra non riuscireste a vederlo. Questa è la forza necessaria. Tiro con il pollice, arrivo al wall, al punto di stacco della pistola, e premo.
è bello duro. Per farvi capire meglio quanto questa pistola sia differente con i modelli successivi e quali siano i suoi punti di forza, adesso la compareremo alla Gen 5 e l'apriremo anche, quindi vi faccio vedere gli interni, ve le peso e vi faccio vedere le differenze sostanziali che ci sono anche da un punto di vista di ergonomia con un modello reale e una Gen 5. Vado a prendere la bilancia e ci rivediamo al peso, al pesaggio, alla pesa. Bene, abbiamo qui la nostra bellissima bilancina che adesso andremo a utilizzare per pesare le nostre bellissime cose. Partiamo andando a pesare la generazione 3. D'ora in poi mi riferirò a questa pistola, quindi la Glock 17 Gen 3 Real, Real Taste e tutto il resto, quindi quella versione originale di cui vi ho parlato fino adesso, super realistica come Gen 3, mentre la pistola Glock 17 Gen 5, ovvero questa bellissima Topolina, che è la versione molto figa, però comunque replica fatta sempre da Umarex, verrà chiamata Gen 5, quindi Gen 3 Gen 5. Molto semplice e facile da ricordare. Partiamo pesando la pistola piena, così completa. Ok, troviamo un peso di 667 grammi. Se adesso noi andiamo a metterci invece la nostra bellissima Gen 5, troviamo un peso di 638 grammi, quindi il peso è abbastanza simile, ma era da aspettarsi, per quanto ci sono praticamente 30 grammi, più o meno, non so fare matematica, però sì, 30 grammi di differenza. Adesso andiamo a provare a pesare solamente i caricatori. Partiamo sempre da quello della Gen 3, quindi quello chiuso, troviamo 142 grammi di caricatore, come vi ho detto è molto leggero, e invece pesiamo quello della generazione 5, quindi quello aperto normale, troviamo un peso di 259 grammi. Come possiamo notare è una bella differenza, infatti come ho detto uno è fatto in alluminio mentre questo è fatto col solito metallone pesantone ed è veramente molto più pesante. Andiamo adesso ad aprire le pistole, pesare fusti e carrelli in modo tale che possiate vedere la differenza sostanziale che c'è sulla ripartizione dei pesi tra queste due pistole. Vi ho messo qui, prima di andarli a pesare, i due fusti delle pistole. Qui troviamo quello della generazione 3, quello che è un pochino più chiaro, qui troviamo quello invece della generazione 5, quindi quello meno realistico dei due. Possiamo già notare come siano composti internamente in maniera molto diversa, ci sono infatti delle differenze sostanziali sia con il gruppo di scatto che con la parte che va ad agganciare direttamente il carrello, quello di quella vera infatti è molto più sofisticato. Andiamo adesso a pesarli, partiamo sempre da quello della generazione 3, la bilancia si è spenta, 160 grammi di fusto. Andiamo adesso a pesare quello invece della generazione 5, 178 grammi. I due fusti sono praticamente identici, il peso è praticamente uguale, l'unica differenza è che personalmente il fusto della generazione 5 è molto più comodo da impugnare rispetto a quello della 3. Alcuni diranno sicuramente grazie al stack, io non posso che dire, è vero. Andiamo adesso a pesare invece i carrelli e qui cascherà l'asino. Questo è il carrello della generazione 3, interamente in acciaio. Semplicemente tenendolo in mano si percepisce quanto cacchio pesi. Andiamo quindi a metterlo qui sopra e troviamo 366 grammi di carrello, cioè pesa praticamente più il carrello di fusto e caricatore messi insieme. Pesiamo adesso quello della generazione 5, 201 grammi, pesa letteralmente quasi la metà. Questo perché, come detto, il carrello della generazione 5, non essendo un carrello realistico, è fatto in metalli assortiti e alluminio, a differenza di quello della generazione 3 che invece è stato fatto interamente in acciaio come quella vera. È facile quindi capire perché questa pistola abbia dei pesi estremamente diversi rispetto a quelli della generazione 5, in quanto il carrello è molto più pesante, tende personalmente non a sbilanciare troppo la pistola, ma avrei preferito un caricatore leggermente più pesante in modo tale da andare a portare un po' del peso verso il basso e a compensare un pochino un carrello veramente molto pesante. Chiaro è che si è voluto cercare di creare una pistola al più realistica possibile e i caricatori di questi affari non hanno dentro i proiettili e quindi era un compromesso che posso accettare. If you touch me, I'll fuck you. Prima di muoverci sull'ergonomia, che voglio farvi vedere direttamente con la prova di tiro, quindi andando a sparare con la pistola e mostrarvi come un grilletto così duro, così pesante se lo vogliamo definire, insieme a un carrello altrettanto pesante che porta quindi ad avere un rinculo di un determinato tipo, vorrei dare la parola al buon War, che con il suo War Rage porterà un pochino di luce all'interno della recensione, in quanto io come fanboy sono purtroppo limitato a non poter fare determinate critiche. Acclamatelo, applaudite. Porterà un po' di luce nella vostra vita. Qui è il War Rage. Ragazzi, vedete com'è? Guardate com'è bello con questa nuova videocamera. Non vedete quanto è
Guardate che effetti di luce. Com'è pixelato. Wow, che bello. Wow. Ed è con questa felpa della Juggernog Soda che iniziamo questo War Rage sulla 17. A me fa incazzare come una iena la Glock, ma non perché lavori male, per l'esatto contrario, perché lavora schifosamente bene. Cioè, come è possibile che l'azienda di armi vere più economiche, stupide e commerciali riesca a capire esattamente di che cosa ha bisogno un determinato mercato? Ed è quello che ha fatto con questo prodotto. Red Wolf Airsoft l'ha definita una rivoluzione. Ha totalmente ragione, perché finalmente vediamo un produttore di armi vere dedicarsi anche direttamente, indirettamente, alla produzione della sua replica da soft air, andando a sfatare qualsiasi mito che dice sono giocattoli. Io sinceramente non so cosa possa criticare, perché oggettivamente è identica a quella vera, quindi andrei a criticare una cosa che è sopra la mia paga, un'arma vera. Non trovo un difetto che non sia già stato contemplato nell'arma vera a questa replica. Posso dirvi che sicuramente non è adatta a tutti, sicuramente un gioiello del genere ha bisogno di un proprietario all'altezza, che sappia cosa ha in mano e che riesca a gestirla e usarla a pieno. Quindi potrò solo sforzarmi a cercare dei difetti che così mi vengono subito all'occhio. Come quella vera, non apprezzo il polimero così plasticoso nell'impugnatura, è proprio esattamente lo stesso, e esattamente capisco tutti quelli che definiscono la Glock un po' un plasticone. Paradossalmente la Gen 5 della Umarex ha un feedback forse meno plasticoso, un filo più verso il gommato, che comunque non è uguale a quello vero. Quindi in ogni caso non si può trovare davvero un lato negativo. Mi fa davvero incazzare questa cosa. Questo War Rage è assolutamente inutile. Posso criticare come si regola l'op-up, perché vanno separate canne interna e canna esterna, che sì, non è assolutamente comodo. Posso criticare che questa, come farà, ma che questa posso criticare, è fatta bene. Una bella pistola, grazie ma per il tuo intervento. Non c'era bisogno. Ma sono ritardato. Andiamo a caricare il caricatore della generazione 3 UP iper mega ultra realistica. Una cosa che mi fa girare i cojones è caricarla a mano, per quanto sia possibile, perché vi basta Upsy Daisies, vi basta, come detto, semplicemente andare a pigiare giù e dentro i pallini. Faccio fatica a vederlo perché in un modo o nell'altro li copro, però porca ma... in questa maniera, come i proiettili veri, cioè prendete il pallino, lo appoggiate sopra e spingete in giù, proprio come si caricano le armi vere. È molto macchinoso, ma non temete, perché non avendo ovviamente quel sistema comodo di tenere giù la molla direttamente qui davanti, perché la scanalatura non c'è più, in confezione viene offerto un BB loader apposta, che ha una siringa sostanzialmente, che ha un adattatore per far sì che possiate semplicemente cacciarceli dentro. Ci mettete 3 secondi, io lo faccio a mano perché mi piace veramente il gusto del realismo anche nei cereali la mattina. Lo caricheremo con gas nero Nimrod, è giusto? L'ho pronunciato giusto? Perfetto. E perché ovviamente, avendo un carrello in acciaio, deve muovere una massa battente importante, la massa battente del pene latente. Sparerò prima io, eccoci ovviamente. Sparerò prima io, spariamo un paio di colpi in singolo, sperando di riuscire a mantenere il controllo. Sì, perché ci ho già sparato, spoiler, però vedrete quanto rincula. E poi per giustizia sparerò io con una mano, e poi chiameremo qui un membro del gentil sesso per far vedere quanto in effetti è difficile utilizzare codesta arma. Spariamo come nelle pistole vere, come in realtà in qualunque pistola. Andiamo a scarrellare per mettere dentro la canna al primo colpo, controllando che non ce ne sia già uno. Sì, perfetto, sparo il primo colpo. Va bene, rincula parecchio. È difficile imparare a trovare il punto di wall e premere senza venire indietro, senza girare la pistola, quindi sparare dritti non è per niente facile. Un lato positivo però, che avendo una carica così grossa la pistola, perché usa un gas molto pesante e un carrello così forte con una molla così forte, il colpo tende ad andare sempre dritto. Sparo con una mano, così vedete veramente che rincula un botto, ci sarà anche una bellissima cosa a rallentatore, e poi dopo faremo sparare appunto qualcuno che è meno prestante di me, solo dal punto di vista muscolare. We'll be right back.
Ok, con una mano è impossibile. A meno che non abbiate il soggetto a questa distanza, è letteralmente impossibile sparare dritto, perché il wall, quindi il punto e la durezza che ha il grilletto, è eccessiva. Abbiamo avuto sotto mano, e non possiamo farvelo vedere, anche una Glock Gen 4 vera per testare quanto il grilletto era duro, con cui non abbiamo ovviamente sparato. Volevamo solo testare la durezza del grilletto, la forza necessaria, e devo dire che questa pistola ha un grilletto veramente molto duro, che rende molto difficile, soprattutto quando abbiamo una sola mano, non andare a sforbiciare di lato quando spariamo. C'è da dire però che, visto che è fatta come una pistola vera, possiamo andare ad alleggerire il grilletto per rendere un pochino più facile la cosa. Facciamo sparare adesso un'altra persona che dimostrerà se Red è veramente imbecille e non sa utilizzare questa roba, o se invece è effettivamente complicata da utilizzare. E spiega brevemente cosa stai facendo adesso. No, mi avete ignorato. No, non lo faccio. Martina adesso andrà a sparare con una Glock generazione 3 19. Esatto, Glock 19 generazione. Porca 3. Troia. Ok. Bravi, mamma mia. Sparane un po'. Adesso spariamo con la generazione 2, 4, 3. Che cosa ne so, raga, non me l'avete detto. Adesso spariamo con la generazione 3, stile vero, quella che vi ho parlato per tutto il video. Dovremmo trovare dei nickname per queste cose. Benissimo. Ah, cosa ne, come ti sono sembrate la differenza tra le due? Allora, la prima molto più leggera. Questa qua aveva un rinculo molto più pesante ed era più difficile da tenere. Grazie. Come avete visto, non sono io che sono scemo, ma è veramente un rinculo molto pesante, anche con due mani, soprattutto per quando dobbiamo andare a premere il grilletto e soprattutto se non siamo abituati. Ricordo però che questa pistola ha di bello che, essendo realistica, può essere andata a modificare un pochino per avere un grilletto leggermente più leggero, che, come detto, su una generazione 4, per dire, vera, non è assolutamente così duro. Quindi abbiamo avuto anche modo di sapere se effettivamente è plausibile o no tutta questa cosa. Ci vediamo alle conclusioni finali, cioè adesso. Alcuni di voi sicuramente l'avranno notato, ma abbiamo cambiato videocamera. Dovrei essere in ultra mega super dettaglio con questa videocamera. Spero che sia un lato positivo e non uno negativo, perché stiamo ancora cercando di capirlo. Benvenuti alle conclusioni finali. Cosa penso quindi di questa pistola? Come trovo il fatto che sia sicuramente una pistola difficile da utilizzare, come vi abbiamo fatto vedere, vi ho motivato all'interno della prova di tiro? Personalmente trovo che questa pistola sia esattamente quello che io, come giocatore di software medio avanzato, stessi cercando. È sicuramente una pistola che, se volete giocare nel competitivo e volete essere il più competitivo, il più veloci, fare più kill possibile, non è quello che dovete prendere, o almeno non se siete all'inizio. Ma se state cercando una pistola estremamente realistica, perché qui si parla di quello, questa pistola è incredibilmente realistica, addirittura i componenti sono fatti su misura, hanno preso i veri stampi e l'hanno rifatta esattamente uguale da software, ed è ovvio che questa cosa venga a costare qualcosina di più e che quindi la pistola abbia un costo elevato, possiamo pure dirlo, è un costo sicuramente elevato, costerà 200-300 euro in meno rispetto a una Glock vera, ma rimane comunque una pistola da software. Però devo dire che, con tutte le features che vi abbiamo fatto vedere e con la possibilità di metterci in gioco, di imparare a utilizzare una pistola, di dover veramente pensare a come la stiamo impugnando, a come ci posizioniamo, a come mettiamo le gambe, a come andiamo in puntamento, all'utilizzare veramente tutte delle tecniche che tendiamo e che possiamo non rispettare completamente quando giochiamo a soft air, beh, questa pistola sia letteralmente una figata incredibile. Io sono una di quelle persone che, se potesse, metterebbe il rinculo realistico in ogni fucile che utilizza, perché io sono così. Capisco che ci siano persone che invece vogliono semplicemente avere un fucile che frulli migliaia, miliardi di palline al secondo e se ne fotta assolutamente del realismo, e allora forse questa pistola non fa per voi. Per tutti coloro invece che vogliono trovare quella pistola che sta tra una pistola da soft air fake, una replica da soft air, e una pistola che veramente sia complicata da utilizzare, con tutto il positivo e con tutto il bello di dover imparare a utilizzare un'arma da replica, da soft air, io vi dico: questa pistola è per voi. Questa pistola, tra l'altro, prova tutte quelle persone che da anni ormai che scrivono sotto i miei video: ah, usate solo dei giocattoli, che schifo, andate al poligono, imparate a usare il calibro e tutto il resto, magari si possono ricredere, in quanto questa cosa non è un giocattolo, banalmente per la cura che è stata messa all'interno del suo utilizzo. Quindi questo è quello che personalmente penso io, e penso che non si possa dire niente a questa pistola, soprattutto per questi punti.
Quindi anche se siete uno degli amanti del calibro, come sono stati definiti più volte, vi invito a almeno provare questa pistola, così che possiate ricredere. Bene, qui da Red è tutto, spero che la recensione vi sia piaciuta. Nel caso vogliate approfondire questo interessante topic, vi invito a cliccare il link in descrizione, vi porta direttamente sulla pagina del Monopoly Software Shop, all'interno della quale potete sì acquistare la pistola nel caso vi interessi, ma soprattutto controllare tutti i dati in più che magari io non vi ho detto, sulle specifiche e tutte quelle cagatine che sapete io detesto dire. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate anche il nostro Instagram, sia mio che del negozio, potete venirci a seguire. Pubblicheremo, come avete visto dal pillole che è uscito poco prima di questo video, pubblicheremo una marea di contenuto, in quanto abbiamo deciso di spostarci e di potenziare anche sia gli YouTube Shorts che gli Instagram Reels, quindi ci troverete lì, veniteci a seguire, pubblicheremo ancora più contenuto di quanto non facevamo prima. Quindi vi invito a cliccare su tutti i link che trovate, vi invito anche a lasciare un mi piace e un commento se il video vi fosse piaciuto e condividerlo con i vostri amici, ci dà una mano a crescere. Ragazzi, siamo finalmente a 20.000 iscritti, stanno arrivando degli speciali che vi faranno esplodere le cervella. Detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend e soprattutto stay hungry.